Con Andrea Crugnola, un risultato importante qui ad Alba. Che cosa ci puoi dire della tua gara? Sicuramente sono contentissimo, abbiamo vinto la gara dell'italiano, che era quello comunque che ci interessava. È stata una gara non semplice, prove belle, un po' tipiche per quello che siamo abituati, veloci, con poco grip in alcuni punti. Tanto pubblico, un caso organizzatore, ovviamente un ringraziamento a tutti quelli che sono i miei partner che ci permettono di essere ogni volta in gara. It's been a very nice rally, some very nice stages, so yeah, it's been a great day and the car's gone well. We've been quite competitive, which is quite nice after so long away from asphalt, so yeah, it's been a good day. Ça a été, on finit cinquième. C'est un bon résultat pour une première fois ici à Alba. On a dû travailler un peu sur la voiture toute la journée pour qu'elle me convienne. Et voilà, on a fait un bon rallye, on n'a pas fait de faute et c'est un bon résultat. Yes, really. This was perfect. It was a nice decision to drive against Italian drivers because everybody knows they're really fast. It's benchmark for everyone in the tarmac, so it's a big pleasure and big satisfying that we were able to fight with them and we won. So yeah, it's a nice ending of this day. From the race, the stage was really nice and I was really glad that there was not so much cuts. It was anti-cuts in the corners where it might be cut, so we were able to be in the same conditions like first race. And it was the good, I think, maybe for the future it should be in every race. Actually, it's not like the proper rally, because in proper rally it should be cut, but if you want to be in the same conditions with everyone, then it's a good decision to do. And the anti-cuts was really nice, it's not disturbing, it was not giving the people to drive so much inside. Yes, and we had one big jump, so I didn't expect such high jump, but it was close call, but we managed to drive so well. Allora Fabio, una gara in crescendo, ci hai provato fino all'ultimo, che cosa ci puoi dire di questa gara? Ma siamo contenti di questo risultato della gara, e innanzitutto devo fare i complimenti all'organizzazione che ha organizzato una gara bellissima, prove tutto. C'era veramente tutto, sporco, pulito, veloce, tutto quello che possiamo trovare nelle prove speciali di un rally. E abbiamo cercato di migliorarci prova dopo prova, ieri siamo partiti decisi, abbiamo fatto segnare un ottimo tempo sulla Power e per noi in ottica del campionato sono punti importanti e con la macchina mi sono trovato molto bene. Ringrazio tutte le persone che mi stanno aiutando in questo progetto, in questo campionato, e faccio i complimenti al mio navigatore Emanuele che oggi ha fatto un bel lavoro. Posso dire che è una bellissima gara, era dal 2008 che non venivo, le prove sono cambiate da tempi, ma sono state bellissime, veramente un'organizzazione perfetta. Purtroppo la mia gara non è andata come volevo, non ho mai avuto il feeling giusto con la macchina e vabbè, l'abbiamo portato a fondo perché è importante, vediamo un po' come è il futuro della stagione. Sicuramente il bilancio è positivo perché siamo arrivati in fondo alla gara, abbiamo preso dei punti per il campionato che salgono sempre e poi vabbè, logicamente abbiamo avuto una giornata in crescendo, siamo partiti un po' in difficoltà, però grazie al lavoro della squadra e dell'assistenza siamo riusciti a migliorare di prova in prova, quindi le soluzioni trovate in questa gara sono positive e serviranno anche per le prossime, quindi in tutto il contesto diciamo che così va bene, ma vabbè, non ci accontentiamo logicamente. It's a pleasure to be here. Nice stage, nice atmosphere, really good organization here. But okay, we were running here with the Citroën, not the car that we usually use in the Spanish Championship. So I need to more kilometers to be in the pace, because especially in dirty corners it was really difficult for me, but anyway we are happy the Sportec engineering did a really good job. The cars looks amazing, no any problem at all, so just thank you so much for everybody to help us to be here. Siamo con Stefano Albertini, purtroppo la gara non è uscita come speravi forse all'inizio, sei però qui all'arrivo ad Alba, cosa ci puoi dire? Sì, purtroppo stamattina per un mio errore ho stallonato una gomma sulla seconda prova della mattinata e abbiamo perso circa 1 minuto e 56 secondi e chiaramente la nostra gara è stata compromessa, ecco.
durante la giornata abbiamo fatto qualche buona prestazione alternata magari a altre magari un po' meno brillanti. Il ritmo era molto alto, era facile sbagliare e purtroppo il risultato non è venuto, ecco, però noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ringrazio la squadra perché comunque ha cercato di mettermi nelle condizioni migliori per provare a fare il risultato. Vedremo la prossima. Exactement, donc victoire, première victoire pour moi cette année en championnat suisse, donc très heureux, où c'est que je prends aussi la tête du championnat suisse si les calculs sont bons. Donc oui, très bonne opération pour le championnat avant le, les vacances d'été, j'ai envie de dire. Donc ouais, non, super satisfait, magnifique rallye avec le Power Stage hier et puis les quatre spéciales différentes sont variées et magnifiques. Donc ouais, c'est vraiment bien pour le championnat suisse qui vient ici et pour, ouais, pour ma part, pour Mickaël, super boulot. On n'a pas eu de crevaison, on a eu de la chance, c'était voilà, un jour où c'est que ben voilà, je pense victoire, ouais, c'est, on est très, très satisfait. Et bien pour le championnat, oui, c'est pour le championnat suisse, c'est très bien qu'on vient rouler ici et quand on voit aussi le niveau qu'il y a, voilà, je fais 14e au général je crois. Ouais, franchement c'est là que voilà, c'est super et c'est une chose de pouvoir venir faire des rallyes comme ça, comparé ben, au meilleurs pilotes mondiaux, donc c'est tout bénéf pour le rallye, c'est tout bénéf pour le rallye et aussi très satisfait.